Ciao cari amici di AndroidBlog.it, un saluto da Andrea Elias il Bulgaro. Eccoci qui oggi con quello che è l'hardware tour di questo tablet compatto italiano, italianissimo di Devo, che si chiama EvoDroid U8. Partiamo dalle sue dimensioni: ha una lunghezza di circa 21,5 cm. Per una larghezza di 16 e mezzo e uno spessore di circa 14 mm. Il terminale è costituito quasi interamente di plastica, fatta eccezione per la parte posteriore che è in alluminio spazzolato. Nella parte superiore troviamo i tasti Esc, menu e il bilanciere del volume. Esc e menu sono utilizzabili all'interno delle applicazioni che vengono gestite full screen, dato che non ci sono altri tasti dedicati per le varie funzioni, e soprattutto per il fatto che l'interfaccia diciamo, richiama molto quella di Onecom, nonostante il software sia Gingerbread 2.3. La parte laterale sinistra è pulita, la parte inferiore pure, mentre la parte destra è quella, diciamo, un po' più ricca. Infatti troviamo il tasto di accensione e sblocco, l'entrata, scusate, l'uscita mini HDMI, l'uscita micro. Mini, scusate, USB, l'uscita standard USB per l'hosting, il jack da 3,5 per le cuffie e gli slot per la SIM e la micro SD. E questo qui invece è il connettore per la ricarica del terminale. SIM, in quanto questo terminale è dotato di modulo 3G per la connessione dati dell'operatore. Nella parte frontale troviamo una videocamera, una fotocamera per le videochiamate VGA, mentre nella parte posteriore troviamo una cam da 2 megapixel. Il display è un display capacitivo da 8 pollici di diagonale con risoluzione 800x600. Diciamo quindi una risoluzione abbastanza inconsueta per un prodotto Android. Mentre qua a lato troviamo i due altoparlanti. Al suo interno troviamo un processore Cortex A8 da 1 GHz con 1 GB di RAM affiancato. Per quanto riguarda la memoria interna è da 4 GB, ovviamente quindi essendoci lo slot per l'SD è espandibile, e ovviamente sono presenti anche tutte le connettività che sono abituali per un prodotto per un prodotto Android, ovvero connettività Wi-Fi, 3G, GPS e Bluetooth. Al suo interno troviamo anche l'accelerometro per l'orientamento del display. Diciamo che quindi per ora ci fermiamo qui e vi rimando al prossimo appuntamento, che sarà il software tour di questo EvoDroid U8 di Devo. Ciao a tutti!